buongiorno, come stai? Siamo oggi, ragazzi, fingo di leggere dall'orologio, ma è il 21 marzo, primo giorno di primavera. Iniziamo con questo spazzolino che risale a una serata, credo, al sud Italia. L'abbandoniamo in questo parcheggio. Possiamo dire cosa facciamo? Non possiamo dire niente. Stiamo andando a fare una serata, un evento privato, figo, eh. Perfetto, perfetto. You're a breath of fresh air to me. I am empty. I vocal mi cazzo so. Wow. I vocal sono wow. You're the first thing and the last thing on my mind. Sunshine. Potevamo argomentarlo meglio? Decisamente. Però sembra una ballerina, vedi? In free download il remix di Annalisa. L'avevi sentito? Devo ancora ascoltarlo. Bomba, eh? Pensa, ti racconto questa cosa mangiando una banana. Allora, mia madre è super attiva. Cioè, la cazzo se non è presente. Cioè, voglio che sia sempre lucida. Mi manda un messaggio. Io pubblico tipo a l'una di notte sulle Instagram Stories l'uscita del remix in free download su SoundCloud, no? Mia madre mi manda un messaggio alle 11 il giorno dopo e mi fa: sai, virgola, pensavo proprio che Annalisa potrebbe essere la tua ragazza. Cosa faccio io? Prendo la chiamo e mi faccio: finalmente non hai detto una stronzata. Quindi è una dichiarazione. Cara Annalisa, abbiamo anche lavorato assieme. Mia madre pensa che siamo fatti per stare bene assieme. Tipo, non c'è posta per te. Ti devo portare. Andiamo dalla De Filippi. Andiamo dalla De Filippi con la. Curato il vento, vero? Poco. Poco, poco. Nel transition? C'è sempre il solito colpo pericoloso anche a tratti, perché poi non si capisce mai la quantità. È una cosa che non c'è scritto nei barattoli della LAC, cioè negli anni, tipo nelle medicine c'è scritto consultare il medico. Dovrebbero farlo anche con la LAC, un po' di LAC, guarda, un po'. Ti piace? Perfetto. Sì o no? Sì, vai. Private party dove non possiamo dire niente, ma c'è un po' di agitazione nell'aria. Nell'aria. Devo portare via il computer. Camomio, la natura e la camomilla, due cose uniche. 3:15 del mattino di mercoledì, di metà marzo, andiamo. Quanta strada, ma perché questi corridoi? Ma perché tutta questa lunghezza? Allora, siamo in partenza con un collo fantastico oggi, proprio sto da Dio. L'outfit sembra quasi da passeggio. Andiamo da Eros oggi. Andiamo da Ramazzotti. Andiamo così. Come state? Bene. Carichi. Facciamo fai te, Albert, nelle foto. Porta Venezia con furore. Grazie, allora Eros c'ha la vista lunga. Sei molto forte. Come stai? Bene. Bravo, sei forte, mi piace. Grazie. Backstage Eros.
Sono un po' teso, ammetto. Dalla faccia sembra di sì, fai sì o no? Sì o no? Sembro teso? Sì. Che stressi? Poi c'ho male al collo, c'ho male tutto, ma poi quando va sangue sparisce tutto, che questo è il vero segreto. Tanti mi chiedono come fai a gestire, no, arrivi e poi... È solo prima, ma è una... va bene. Se non ci tenessi, non sarebbe così bello. Figata. Siamo da Eros Ramazzotti a Torino, sono molto 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 agitato, ma... ma in maniera positiva. Vieni! Il palco è un bel posto, abbiamo capito che è un posto dove si può vivere forse nel palco. Oppla. È il gioco che facciamo da mesi. Bravo! Eccolo là! Siamo da Eros Ramazzotti, mi sto vestendo, tra poco si comincia. C'ho la camicia. Sono le ore di fare un po' di rumba, dai. 20 e 10, inizi il set alle... Ma è giusto così? Torino. Porta Nuova? No. No. Pala Alpi. Pala Alpe Adria. Come ti senti? Cioè... Ma abbastanza bene, devo solo capire un po' di cose, sinceramente. Come si allaccia sta camicia? Che sei partito bene. Ma, era aperta prima. Aio, 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 aio. Eia, aio, eia. Mamma mia. Adrenalina. C'è bisogno d'amore. Sai. Inizio così. Una casa. Questa è la fase del mandarino. Che ne pensi? È una fase importante. Cioè le 22:58 di sabato sera in Italia. Ma sempre, io ogni giorno. Ma di, no? di sabato. No, questa notte ci dormi anche un'ora in meno, ragazzi. Ma va. C'è il caldo dell'ora. Check-in alle ore 3:18. Check-in. Sì? È aperto? Questa notte di sole, furore, furore. Marzinotto, che in tedesco si può anche dire Marzin Act. Wow, sono preparato. Carso Triestino! Woohoo! Carso! Carso! Ah, sei matto? Sei matto? Ma io perché conosco sta gente? Ma cosa ho fatto di male? Andiamo a mangiare un gelato? No. Ma tu ti devi vedere il futuro. Io ho detto là, sulla mia barca fa due mesi. Thank you.
cosa facciamo oggi? Cioè non ci passa niente. Oggi tanto andiamo a ritirare un lui e lo zio. Un acquisto. Andiamo? Spoilerò io, spoilerò te. Posso spoilerare io? Sì, vai. Andiamo a prendere tipo la mia macchina nuova. Andiamo a prendere la nuova macchina dello zio. Andiamo a prendere la Tesla nuova dello zio. Yeah! La Tesla dello zio! Ughino, Ughino, Ughino! Tra l'altro oggi io ti faccio la dryer, che diverso. Ah sì, giusto. Uno scambio. Di solito si hanno le agitazioni prima del DJ set e oggi abbiamo l'agitazione di ritirare una macchina. Sì. Ah! Signor Tesla! Dove sei? Ecco il signor Tesla. Tu sei il signor Tesla? Sei pronto? C'è un buon vibe. Come ti chiami? Marco. Ciao Marco, piacere. Ciao. Ugo è il miglior cliente dell'annata. No, non mi vuole più. Non mi vuole più sentire. Non è vero. Infatti io non sei. È mia, Non è mia. Ok. Io metto dischi e basta. Ah sì. Tu devi lavorare. Sì, mettere dischi e basta. Vai, va bene. Infatti volevo farmi una foto. Vai, facciamola. Okay. Ma questa? No, tu falla con il tuo. Tu falla con il tuo. Io riprendo. Aspetta. Ti finisci dentro il mio vlog di marzo-aprile. Sì. Sei venuto qualche serata, sì? Boia. Sono venuto anche a Sand. Ah, grande Sand. Sì. Figo lì. Quello è bello. Un alter ego. Non firmare adesso, dai. Non firmare più. Ecco la firma. Le siglette sopra la riga. Wow, sono andato indietro così di. Wow. Allora. Andiamo subito. 104 km. Non ci arrivo. Un po' di nerdismo. Fabri. Flat beat parte 1, ciak si gira. Albert. Ah. Basta. Togli lo sguardo. Basta. Buonasera. Benvenuto. Come sta? Tutto bene. Lei si trova a Rumo in Trentino Alto Adige. Sbagliato. Lei si trova a Gradisca di Isonzo. Sbagliato, all'ultima possibilità poi potrebbe. Verona, giusto, corretto. Appena. Descriva il momento. Ho mangiato una barretta energetica. Sì. Continuo a prendere quelle che fanno. Che non sono buone. Grazie. Insomma, cioè, senti il gusto che ho preso la. Allora. Non Ribes facciamo. Nero. E semi di zucca, ma con che concetto? Secondo quale concetto? Ce n'era una al cioccolato che io ho abbandonato. Albi, ma quella lì è la giacca di una ragazza? Questa è la mia giacca. Un po' di giacca. Andiamo, vi faccio vedere la mia camera. Vediamo. Avanti MTV. Vediamo una valigia con cose buttate a caso dentro. Una borsa con i vestiti, un cappello. Una t-shirt, poi una finestra aperta, un pacco di HL, dei pantaloni, un altro cappotto, un orologio dimenticato, la Sony accesa, una cassa Bluetooth accesa, fondamentale, se io non parto con la cassa Bluetooth accesa, posso sentire, e poi due computer di viaggio. Che è anche lì da capire perché, che forma di disagio c'è nella mia testa per portarmi via due computer. E poi niente, altre cose non c'è, uno zaino. Beh, comunque questo, posso. Una scatola di medicine, Fluibrom, l'influenza e raffreddore. Comunque posso dire
quel quadro lì. Non è male, no? Anch'io lì mi sono mi attivo. Richiamo un certo posto che non lo diciamo in camera. Richiamo un po' in una forma totalmente diversa. Però ah, beh, sembra. Sì, c'era una vagina. C'era una vagina. No, beh, c'era una vagina. Allora, adesso non bisogna essere scurrili. Ho dormito in un hotel, che non facciamo i nomi, dove c'era una vagina sopra di me. Sì, come quadro. C'era una vagina come quadro. In ferro. In ferro? Quindi fatta a mano. Sì, sì. Adesso non si crede di forma ovale. La forma ovale, guarda che modo elegante. C'è chi poi l'uomo fa così, no? Forma ovale, io mi alzo. Il tunnel entra in camera l'indomani della sera, l'indomani. Il giorno dopo, il giorno seguente. Vabbè, era una settimana. Era una settimana che eravamo lì. Io mi alzo, la scena è stata questa. È stata. Ero così. Mi alzo e mi vedo una vagina sopra la testa. Giuro che la scena è stata questa. Mi ero quasi ero quasi pronto ad alzarmi a fare una mossa di addominale e alzarmi, ero stanchissimo, ho detto non ci posso credere, e allora ho fatto sta mossa e mi sono messo così, ho detto è veramente una vagina, però non era così bassa, no, era più alta, era circa lassù, era un'altezza proprio che sembrava quasi o lì c'era una telecamera o comunque telecamera. Cos'è Gesù? Dio questo? Dio? Diego Venturino, facciamo un po' di ragazzi, comprate le maglie di Diego Venturino perché c'hanno delle grafiche pazzesche. Questa è la maglietta di Dio. E dietro che c'è scritto? Diego Venturino. Sto per fare Chuck come ultima. Arrivederci. Quindi Albert, com'è andata stasera? Oh, è andata bene, sono contento. Musicona, sono riuscito a mettere il disco di Basement Jacks, che il tour manager si ricorda che esattamente un anno fa l'abbiamo ascoltato dove? Dove? Ah, l'avevamo ascoltato al Phonox a Londra, un anno fa, una settimana. Bel video. Ma il capello è ancora intatto? Ma così brutta? Senza... Adesso è l'uno, diremo. Ma la schiena. No, lì. Migliori pancake di sempre. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Lo sai dire? Prova a dirlo. Li vuoi quei kiwi? Dai che prendiamo il treno per il ritorno. Ricordo una banana che camminava così con me. Just for you. Just for you. Piano 0, 4, 0. La porta si apre. Salve. Salutate. Ciao. Calura tonight! Reggio Calabria, siete carichi? Reggio Calabria! Guida bene! Non si dice, ma se si dice è così. Vai, Pieraccioni. Pieraccioni, forever. Con noi. Sento la piccantezza della Calabria. Spettacolare.
dove mi ricarico, qua mi ricarico di energia, di concentrazione. Ufficialmente, ufficialmente assunto in tour. Vabbè, tu lo chiedi, ma stasera hai portato gli occhiali? Sì, perché? Portati anch'io. Non c'è nessuno a Calura stasera. Fan fatica. Calabria Purple. Non è lui comunque, non è lui. Io lo pensavo, ma non è così. Lui o non è lui? È una lei, mi hanno detto, mi hanno detto che è una lei. È una lei. Tuoi questi fiori, guarda, me ne sono preso cura, guarda, è anche artistica. Come stanno i fiori, Nico? Discretamente male. No, non è vero. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie, basta. Arrivederci, grazie. Io, come? Però vedi, questa roba qui non è buona, non è dal primo disco. Ma no, l'ho riconosciuto subito perché lo seguo ovunque, lo mi seguo. Mi fa, ma sei famoso, faccio il più famoso tuo film. Dai. Guarda, saluta in telecamera, Lolina. Siamo saluta in diretta. Ciao, hola. Signori, 5:25, dopo il Mr. Charlie, volo per Roma. E questo pomeriggio Sabaudia, l'amante. Che non ho amanti, ma è proprio il nome della serata.